Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vediamo questa eh, tipologia di libri particolari che si chiamano quote coloring book, quindi o prompt coloring book, che sono libri nei quali troviamo delle frasi da colorare. In realtà vanno anche con le parolacce. Possiamo trovarli con delle keyword tipo inspirational quote coloring book oppure motivational quote coloring book o qualcosa del genere. Giocate un po' con la ricerca keyword che ne trovate tantissimi. Sono libri che vendono in realtà, piacciono tantissimo, specialmente con le famose swear words o parolacce, perché anche in italiano o insulti da colorare. <ride> Sembra stupido, ma in realtà è così. Sicuramente alcuni di voi avranno già acquistato questa tipologia di libri perché io ho amici che l'hanno fatto e ve li faccio un pochino vedere. Sono libri così che, come vedete, hanno uno sfondo tutto da colorare, e all'interno è incastrata una frase che può essere ispirazionale <ride> o motivazionale. Questo è un po' come funzionano. Sono più o meno tutti, tutti simili. E devo dire la verità: che sono veramente facili da fare. Quindi, questi sono i libri, cerco di aprirvene un po' giusto per farveli vedere, ce ne sono tanti, in particolare eh, questo ha attirato la mia attenzione perché, essendo molto facile da fare, addirittura questo ha un quadrato bianco all'interno del quale troviamo le, le parole. E vende abbastanza perché, nella posizione di Amazon, è 2435. Vediamo che, comunque, 1147 copie al mese per un libro che comunque è prezzato. 5,99 come vedete è fatto da un self-publisher come noi, eh, genera quantomeno 1800 dollari di netto solo da questo libro perché la sua royalty sarà circa un euro, un dollaro e mezzo. Bene, se siete interessati a capire come fare un libro come questo e volete realizzarlo insieme a me, vi sto per dare delle informazioni utilissime per replicarlo tranquillamente eh, su Canva. L'unica cosa di cui avete bisogno, secondo il mio punto di vista, è un abbonamento a Creative Fabrica perché è veramente una miniera inesauribile di eh, disegni, design e font davvero interessanti e utili per questa tipologia di libro. Se volete attivare un abbonamento con Creative Fabrica vi lascio direttamente il link qua sotto in descrizione. Iniziamo a creare la nostra pagina da colorare, ne creeremo una o due. Quello su cui dobbiamo fare attenzione è eh, innanzitutto lo sfondo per la nostra pagina. Noi vogliamo una, un pattern, un, uh, uno sfondo che sia ben dettagliato, ma non abbia dei bordi troppo spessi, non sia troppo spesso come carattere e quindi dobbiamo un pochino selezionare un qualcosa, ma su Creative Fabrica veramente c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per esempio, ho trovato questo interessante pacchetto di 10 immagini con eh, da coloring book floreale e ma ce ne sono veramente un'infinità e l'ho scaricato. Quindi adesso andiamo direttamente su Canva ad importarle. Eccoci quindi su Canva e siamo pronti ad iniziare un nuovo progetto. Allora, prima cosa da dire, siccome il nostro progetto avrà delle pagine da colorare che si estendono su tutta la pagina stessa e toccheranno quindi i margini, noi dobbiamo capire che il nostro eh, coloring book sarà bleed, significa che dovremo aggiungere un po' di margini alle nostre pagine, come vi ho spiegato nei, nei miei video TikTok, per evitare che poi durante le procedure di stampa Amazon vada a tagliare le nostre pagine. Per cui non sarà una pagina grande. 8.5x11, ma dovremmo aggiungere dei margini. Vi faccio vedere come ipotizzando che il nostro libro avrà circa un centinaio di pagine, poco più o poco meno. Questo non cambia. Noi faremo custom size. Ricordatevi di mettere prima su Incis, che sono i pollici, e poi il nostro progetto dovrà essere di 8.625x11.25. Ecco fatto, quindi il nostro progetto è pronto per essere lavorato. Adesso dobbiamo andare a prendere le immagini che abbiamo appena scaricato, prenderle una per uno e iniziare a metterle sulla nostra pagina. Quello che io faccio è estendo l'immagine oltre i margini della pagina di Canva, così da avere una pagina. Da sfondo che copra tutta la pagina stessa, e questo è il primo step che abbiamo fatto quindi abbiamo scelto un'immagine eh, di uno sfondo che non abbia eh, il tratto troppo spesso. Perché secondo me non risalta benissimo. Però è evidente che se poi voi utilizzate dei software come per esempio Affinity Designer e le trovate degli sfondi in formato vettoriale potete andare voi stessi a lavorare un po' sullo spessore di tutto quanto. Quindi incontrerete meno difficoltà. Adesso ve lo faccio vedere su Canva perché sicuramente è il modo più semplice e gratuito per poterlo fare. La seconda cosa che dobbiamo fare è tornare su Creative Fabrica e scegliere delle font che a noi piacciono. Ora... Scegliere la font è un qualcosa di divertente che dovete provare perché? Perché com comunque il, quello che sarà la scritta all'interno della nostra pagina sarà un, un qualcosa che dovrà essere un po' bombato, un po' ciccione, perché poi lo dovremo andare a colorare. Quindi, secondo me, non tutte le font si sposano bene per questo progetto. Per esempio, questa qua che io vedo come prima font, non è probabilmente la font più adatta. Però io qui vi consiglio di giocare un po' e scegliere delle font che a voi possano piacere e provarle perché tanto è l'unico modo, è la parte divertente, tra l'altro. Una volta selezionate le font, dobbiamo importarle su Canva. Per fare questo, dobbiamo iniziare a scrivere. Quindi andiamo su Text Add a Healing e iniziamo a scrivere un qualcosa. Ora qui subentra la terza parte di questo, della creazione dei nostri libri dobbiamo trovare delle frasi che vadano bene per i nostri libri, che siano queste insulti, che siano queste parolacce o che siano queste frasi motivazionali o di ispirazione, dobbiamo trovarle. Quindi vi faccio vedere come si fa. Andiamo. Quello che io faccio è vado su Google e scrivo motivational quotes. Qui troviamo veramente un panorama infinito di eh, frasi che possiamo utilizzare io vi consiglio ovviamente frasi molto corte di pochissime parole perché ovviamente vogliamo delle parole molto grandi da colorare nelle nostre pagine uno dei bacini che mi piace da cui mi piace attingere le frasi è proprio pinterest eh, cercare motivational quotes o inspirational quotes su pinterest ci apre veramente eh, un panorama infinito di frasi corti che a me piacciono molto per cui ne scelgo alcune da qua Ok, ho scelto questa frase qua trovata su Pinterest: "One day or day one you decide". Adesso dobbiamo andare a lavorare e quindi importare le font che abbiamo scelto e vedere se vanno bene, faremo delle prove. Per importare una font su Canva, quello che dobbiamo fare è cliccare la scritta, andare qui in alto su eh, le font e in basso troverete "Upload a font". Una volta che avremo appunto selezionato le font, cliccheremo per esempio su una. Lui ci dirà, please confirm the following e noi faremo yes, upload anyway. E abbiamo appena caricato una font su Canva, scaricata da Creative Fabrica. Ok, abbiamo la nostra prima scritta con la font desiderata. La allarghiamo quanto vogliamo, io direi anche abbastanza, insomma perché deve essere ciccione, e dobbiamo renderla un'immagine da colorare. Possiamo fare diverse cosine interessanti. La prima cosa da fare su Canva è cliccare la nostra scritta, andare su effetti qua in alto e selezionare l'effetto splice, questo qua. Una volta che l'avremo selezionato portiamo l'offset a 0 e la direzione sempre a 0. Dopodiché andiamo qui sul colore del riempimento e lo portiamo sul bianco. Ora non ci resta che, sempre su effetti, giocare un po' sulla thickness, cioè su quanto vogliamo spesso il bordo che abbiamo scelto, ma vedete che già assomiglia molto ad una pagina di quelle che abbiamo visto su Amazon. E questa è... La prima scritta che direi che ci può andare bene. Andiamo a lavorare sulla seconda e sulla terza, io eh, scelgo probabilmente o la stessa font per la seconda della prima e cambio sulla terza, oppure gioco un po' con le font. Io vi consiglio di non utilizzare mai più di tre font per ogni pagina perché è un po' brutto da vedere. Però poi decidete voi: l'impatto visivo è il vostro, il libro è il vostro, divertitevi a scegliere. Ho scelto la mia seconda font, vado a lavorare come vi dicevo sull'offset, sulla direzione, portando tutte e due a zero, mettendo qui bianco e poi andando ad aumentare o diminuire a seconda di quello che vogliamo la grandezza della thickness, ovviamente io la voglio simile alla prima per cui scelgo una cosa tipo questo, ora vado a lavorare sulla terza font, qui velocizzo un pochino lo schermo per non annoiarvi troppo. Ed ecco una prima pagina, direi quasi perfetta, ovviamente possiamo anche aggiungere dei dettagli, vi faccio vedere un po', tipo una stella come ho fatto su TikTok, andiamo a lavorare sulla grandezza del bordo, su quanto vogliamo magari rotondo o stondato suo, i suoi spigoli e andiamo ad inserirla. In alcune parti. Ecco qua. Questa mi sembra già una prima pagina veramente molto molto valida. Registro lo schermo mentre faccio una seconda pagina e ve lo velocizzo così non vi annoiate, però vi dà l'idea più o meno di quanto tempo ci vuole. Ok, visto che siete rimasti fino alla fine, vi do una bonus tip veramente veramente interessante. A parte che possiamo anche giocare con eh, diciamo l'angolazione, sempre con un altro effetto, che è questo qua, della nostra, della nostra frase, e possiamo creare degli effetti carini. Ma facendo così, la cosa che possiamo fare che è veramente molto interessante, è aggiungere un drop shadow effect, cioè un, un effetto ombra. Alla nostra font, ma il problema con Canva qual è? Che, siccome noi abbiamo già un effetto che è questo qua lo splice, non possiamo utilizzare lo shadow perché, se no, ci toglierebbe lo splice. Ma vi insegno ad aggirare questo problema. Quello che dovrete fare è fare una copia: CTRL-C, CTRL V della vostra frase, andare su effetti e togliere l'effetto. Una volta fatto questo, ingrandiamo, magari ci aiutiamo anche con il Ctrl Per andare a lavorare sulla, sulla nuova, sul nuovo effetto e lo alziamo leggermente rispetto a quello precedente. Poi andiamo su Position, mettiamo Backward ed ecco qua un effetto più ombreggiante. Ovviamente possiamo anche ri rigiocare sul posizionamento o ingrandirlo in qualche modo. Questo lo scegliete voi senza un problema. Andate Position Backward ed ecco qua. Guardate che carino come effetto molto, molto, molto più carino. Bene ragazzi, io spero di avervi dato degli spunti interessanti come sempre, queste pagine a colorare sono davvero tanto facili, avete delle possibilità infinite, come sempre io vi aspetto nel mio TikTok, vi aspetto nel gruppo Telegram Lorenzo Self Publish, vi lascio tutti i riferimenti qua sotto in descrizione di tutto quello che volete, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!